Nello studio di Uomini e Donne si è assistito ad una vera e propria sfuriata di Maria De Filippi contro Biagio, che ha intrapreso un'ennesima frequentazione discutibile, che ha incontrato le critiche dello studio, degli opinionisti e della conduttrice Pavese. Nel corso di una puntata incalzante, si è passati a parlare delle recenti conoscenze intraprese dal cavaliere Campano, tornato da poco nel parterre dopo qualche mese di assenza. Le vecchie guardie del dating show di Canale 5 non stanno di certo splendendo, come confermato da una nuova delusione avuta da Gemma Galgani, che si è imbattuta in uno scontro con il cavaliere Mario, che ha accusato di averla presa in giro, trovando poi nella De Filippi una spalla. La conduttrice infatti ha invitato il cavaliere a chiedersi se fosse il caso di restare in trasmissione dopo la pessima figura. La sfuriata di Maria De Filippi contro Biagio, passando poi a Biagio, lo scenario si è ulteriormente complicato. Il cavaliere ha avuto un appuntamento con Silvia, dopo un piccolo distacco, ma le aspettative della dama erano ben diverse da quelle di lui. Tra i due c'è stata dell'intimità e dopo un distacco, la dama sperava in un avvicinamento, ma alla fine il cavaliere ha fatto molti passi indietro, giustificando il tutto dividendo le colpe. Un tirarsi indietro che è stato severamente contestato da Maria De Filippi, che stizzita ha detto chiaramente che pensava che lui stesse prendendo in giro la dama. Leggi anche: Giuseppe Conte costretto a fare un passo indietro, mi pento, non sono riuscito. Una posizione abbracciata dallo studio ma anche dal web, che su Biagio non cambia idea, rivolgendogli continue critiche per accusarlo di non essere sincero con le donne. La padrona di casa, sentendo le giustificazioni campate in aria da Biagio, ha archiviato la sua diplomazia per tuonare senza freni. Lei vuole avere una storia, non vuole una trom asterisco asterisco ta. Lo sfogo della conduttrice Pavese è stato trasmesso senza alcuna censura, facendo diventare iconico quel momento andato in scena nello studio di Uomini e Donne. Gli internauti hanno replicato con giubilo alla frase della De Filippi, come confermato dai commenti lasciati su Twitter. Leggi anche: Alfonso Signorini, finalmente la verità sulla sua assenza al matrimonio di Francesca Cipriani, ecco perché non ero presente.